Allora ragazzi, dove ci troviamo? Ci troviamo a via Atripalda, no, via Atripalda, no Apri, Atripalda, e ci troviamo sulla via Acqua Puligante. Il 24 non c'è nessuna palazzina perché c'è un ospedale clinico, allora perché 24? Dunque non è lì. Per me è qua. Non penso li facciano configurare sul citofono. E ci sono molti. Vabbè, chi? Vediamo chi ci abita qui a questo punto. Esatto. Dunque, la palazzina che è stata innalzata a 7 piani e resa rettilinea sul marciapiede dovrebbe essere qui stata. E qui ci doveva essere il giardino. Invece hanno fatto. E lì c'era un guardone che vedeva nell'appartamento che è livello, ma questo quando l'hanno costruito, il cancello è nuovo, potrebbe essere questo che sta vicino lì. Se dunque questo è il presunto numero 24, ma non esiste la palazzina dove come marito e Mrs. Marshall 72 la venne a vedere, che era diversa, tutto diverso. Qui non si capisce più nulla, per dirlo in maniera un po' genialmente pulita, vero? Oddio, mia socia che disse no, era un bellissimo appartamentino, voleva venire subito per stare con me. Ma come? È la casa via di Redi 32 che non c'è più come abitazione, e tu vuoi subito venire con una coppia che si deve sposare per rompere che cosa? Ma te rendi conto? Quella palazzina è stata poi condonata a me nel 1976 da Onassis, il secondo marito di mia madre, Jacqueline. Buongiorno. Scusi, già si voleva Kennedy. Mi scusi, da quando è questo palazzo? Perché tutto è diverso, non ricordo così.